piccola, compatta ma soprattutto crossover. Se l'idea è questa, la nuova T-Cross potrebbe fare al caso vostro. Insomma, addio alle tradizionali utilitarie e largo ai piccoli crossover dal look sbarazzino e la maggiore altezza da terra che si traduce in una visibilità migliore. I sedili della Volkswagen T-Cross non a caso sono rialzati di 11 cm rispetto alla Polo. Chi ha famiglia apprezzerà anche la possibilità di far scorrere il divanetto posteriore in avanti di 14 cm, una soluzione utile per modulare lo spazio all'interno e privilegiare quello per ginocchio o bagagli. Abbattendo gli schienali si raggiungono addirittura i 1281 litri. Rispetto alla Polo si nota una maggiore attenzione per lo stile, che sulla crossover è più distintivo e personale rispetto all'utilitaria. La mascherina ha dimensioni maggiori, le protezioni antigraffio sugli archi passaruota regalano all'auto un accento fuoristradistico e i fanali posteriori sono uniti da un motivo a LED, un dettaglio ispirato chiaramente ad alcune Audi e Porsche. Per incattivire il look della Volkswagen T-Cross si possono ordinare poi cerchi fino a 18 pollici e l'allestimento Air Design, che prevede fascioni più avvolgenti dal look dedicato. L'interno è curato e poco appariscente come quello di tutte le Volkswagen, ma è possibile vivacizzarlo ordinando inserti colorati su sedili, volante e console. Non mancano poi dotazioni tipiche di vetture più costose, come lo schermo a sfioramento nella console, la strumentazione digitale, l'accesso a bordo senza chiave, la ricarica senza fili per smartphone ed una serie di equipaggiamenti per la sicurezza attiva di ultima generazione. I motori annunciati per la T-Cross sono gli stessi già ordinabili sulle altre piccole del gruppo tedesco, quindi benzina 3 cilindri 1000 e 4 cilindri 1500, oltre al diesel 1600. I due motori da 95 cavalli hanno il cambio manuale a 5 marce, mentre abbinato al 1000 da 115 cavalli c'è quello a 6.